Ancora dal Maracanã, siamo quasi pronti per la finalissima del trofeo Czech estate 2015. In campo ci sono aristocratici da una parte. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. Aristocratici che scendono in campo con Antonio Granato tra i pali, Felice Gaetano, Mario Silvestri, Michele Santella, Vincenzo Casa, capitano, i cinque uomini di Maurizio Barretta in panchina a sostenere i suoi, Tiki-Taka invece che si schiera con Luca Verano tra i pali, Sebastiano Giuliano, capitano, Crescenzo Russo, Antonio Carezza, Antonio Vecchione, Salvatore De Capua, Angelo Parente, Agnello Delisi, questi giocatori che scenderanno in campo questa sera per sfidarsi per la finalissima del trofeo Czech estate, l'ultimo atto di questo anno da incorniciare del trofeo Czech. Andremo a vedere chi porterà a casa il titolo. Tiki-Taka Aristofatti, tra poco il calcio d'inizio, subito dopo seguirà la premiazione e l'ampio buffet per festeggiare insieme la chiusura della stagione del trofeo Czech. Sono pronti arbitri all'incontro Giuseppe Abruzzese da Saviano, che ha abitato tutto il torneo. Siamo pronti per il fischio d'inizio. Casa, il bomber e la palla in rete, 1-0 vantaggio Aristofatti, la rete del capitano, ancora lui Casa porta il vantaggio ai suoi. Dopo una semifinale giocata da protagonista, Casa mette subito la firma nel finalissima, 1-0 sotto Tiki-Taka, c'è il finale. Thank you.
stato un missile. C'è russo, attenzione, esce granata, ancora russo, poi apparente, se ne va in mezzo a due, ancora granata, ancora sfera, ancora granata, c'è però Silvestri dall'altra parte, non riesce a sentire tutto il suo casa. Alla fine, adesso c'è il favore di per Aristofatti, il gol di Felice Gaetano che con un fulmine
mette in rete il 2-0. Entra adesso Vecchione, sa come dire il semifinale, per risolvere il match, cambiando le cose. Il tiro, c'è la rete, il capitano accorcia le distanze, proprio lui, il capitano Giuliano Corandolide, impreciso granata in questa occasione, 2-1. Accorciato le distanze, Sebastiano Giuliano con un bel tiro, granata tiro. Il 3-1, la prima gola di Gaetano, doppietta per lui. Partita piena di emozioni, come era pronosticabile alla vigilia, gol da una parte e dall'altra. Avete in mezzo, c'è tutto, poi si passano Giuliano, il pallo è chiamato giusto, a favore di Giuliano. Attenzione, mezzo a due, palla per Santella, c'è solo Casa, vede, è tardo Casa. Thank you.
stella. L'angolo in favore del Aristofatti, finalissimo del Sanchez di 3-1 in favore di Aristofatti. Silvestri, se ne va Silvestri, tiro! Thank you.
palla per il momento dedicata, poi ancora Gaetano. Tiro, c'è ancora la parata impressionante di Onorato, sembrava battuto Onorato, ma ancora una grande porta del numero uno di Daga. Adesso Silvestri trova Santilla, ancora Silvestri, palla per casa che cade giù poi da terra. Gaetano, se riuscite il tiro, ancora De Capua. Oggi le palla Aristofati, il tiro, c'è l'incertezza qui, c'è l'incertezza di Onorato, la rete di Silvestri che porta il parziale sullo 4-1. 4-1 per Aristofatti. Ora questa è una volta di Onorato, quindi impeccabile. Parente, ancora una buona parata di Granata. E poi casa, che si divora casa. Era tutto solo casa. Ma già si può già fatto casa. Parente. Andarsene in mezzo a due, la metti in mezzo, c'è ancora Granata, angolo. Senti quando c'è meglio Aristofatti, direi che c'è ancora giù, ancora la caratura, ci trovo Onorato adesso dalla distanza. Recupera palla Silvestri, palla per Santella, ancora Silvestri. Tiro al lato. Ma
cava il tiro. Ci prova dalla distanza russo, io ancora deviato, angolo, parente, parte casa. Ora Russo, il tiro alto sulla traversa, che è una cosa da dire molto di odi, intanto passa anche più, poi la palla va fuori, non è più. Come è stato? Fallo. Qui c'è il primo tempo su questa azione, 4-1 il parziale. Staremo a vedere questa sera chi sarà il vincitore dell'ultimo trofeo stagionale del trofeo Jack Estate 2015. Come un lady boy, tutti fai muscoli in palestra, perfetto con la ceretta, le sopracciglia con la pinzetta, non lamentarsi se la donna poi non ti rispetta e vuole me con la perfetta in corte la pancetta, sei la mia tipa, la faccia pulita, ma ti perdita, peggio di me, a te ti spingerarmi per le armi, per farmi la porte, ma io dico che cambi, dovrà mantenere altri 25 minuti mentre cambia. Prova adesso Russo, sfortunato qui.
e qui c'è il legno, il montante alto della porta di difesa da granata. Allora qui c'è il titolo, quello del trofeo check, il campionato, vuole portare a casa anche questo. Ecco tutto il destro della formazione di Aristopatti viene dalla finale persa in Europa League contro l'Inter. Parte colorato, palla per De Capua, fa girare palla Russo, ancora De Capua, poi ci prova Russo, palla deviata, grande recupero di De Capua, tutto solo davanti, ah c'è la rete di De Capua, anche lui in rete, dopo Sebastiano Giuliano, nomi del CSK Mosca, fanno sentire la loro presenza, vogliono accorciare le distanze, 4-2 sul parziale, 2 gol di vantaggio per Aristopatti, vediamo se riuscirà, è arrivato proprio lui, la tigre del Jack, i suoi uomini stanno facendo la differenza, mentre lei già in vacanza con la campagna, però va a finire. Anche segnato Sebastiano Giuliano, bello, tanto azione clamorosa, ancora a casa sprecone, sta divorando davvero tutto, sta mangiando l'immangiabile. Dopo i primi 10 minuti di grande spettacolo, casa si è fermato, adesso deve sopportare altri 20 minuti. Alfine, una parola sul suo vice capitano che l'ha tradita, tanto ammonito Carezza, giustamente. Ora si ritaga il tiro, poi la deviazione di Russo non è decisiva, però angolo. Ancora a casa, il gol che la tigre non avrebbe sbagliato, però la sul suo compagno che sta giocando la finale, se la sta vedendo la bella partita, non è vero, è stato il primo tempo anche visto il primo gol della sua squadra, alla Giovanni Affini, ha segnato qualcosa per il gioco. Ci prova ancora Tiki Taka,
Continuiamo a giocare, vediamo lo spirito della competizione. Riparte ancora Gaetano, ora Gaetano trova il tiro al lato. Ci prova Vecchione, bello il tiro di Vecchione. Di poco al lato, fino alla caiga, Vecchione. Quattro più il Tarziano, adesso Casa. Ora Casa. Date palla per Silvestri, e poi tira, ma c'è ancora un grande onorato. E c'è il gol! Il gran gol! Attenzione! Gol di Onorato, è gol. Ragazzi, è gol. Il pallone era in gioco, non era rimessa dal fondo. È gol, tutto regolare, 4-3, grande gol, tutto regolare, giustamente convalidato il gol, la palla deve solo dalla rimessa al fondo. Bello, angolo. Questo Gaetano, guarda Gaetano, il migliore dei suoi. Fermato, ha visto Patti, solo lui sta dando ancora contributo, ancora a casa, ora c'è il pareggio De Capua, 4-4, la rimonta di Kitaka, uno in meno, è uscito forse il giocatore che meno stava dando, si è vista la differenza anche in uno in meno, sta giocando la partita adesso come deve Tiki-Taka, meno parole, più fatti. C'è il gol adesso di Gaetano che riporta in vantaggio Aristofatti, adesso grande spettacolo, 5-4. Adesso si pensa a giocare, non a parlare, si vedono i risultati anche in campo, grande spettacolo, come giusto che sia in questa finalissima del trofeo Jack estate 2015. Giuliano, Vecchione, attenzione, può andarsene ancora Vecchione, Caparbio,
Gaetano, scatenato Gaetano, poker per lui, si porta il doppio vantaggio la squadra di Palletta. Adesso tutto il tifo è per lui, scatenato Gaetano, mentre casa continua a destreggiarsi in campo alla ricerca di un gol che arriva su nel primo tempo, poi sono tanti errori. Gaetano, palla per Santilla, ancora Granata, poi casa, prende palla. Ammonito anche casa. Voglio di Santilla. Occhiana. Denisi ci prova dalla distanza. Gaetano, palla per Silvestri, fa girare palla. Cita. Denisi non trova il tap-in sull'ottimo assist di Vecchione, si resta sul 6-4. Palla per casa e la da Gaetano, poi Sebastiano Dore. Un lungo. Sebastiano Giuliano, palla per... Cosmetto giocante, palla per Denisi, c'è la rete del 6-5, la rete di Denisi. Cuccia le distanze, ancora Tiki Taka, la rete di Denisi appena entrato, grazie anche all'ottimo assist di Sebastiano Giuliano. Questo Giuliano assist e gol per il Granata, ci doveva essere due al suo posto. Ancora Sebastiano Giuliano, palla per De Capua, poi Onorato, bella partita piena di emozioni. 6-5 per il momento il parziale. Santilla, palla per il Granata. Granata, palla per Silvestri. Silvestri, Sebastiano Giuliano su di lui. E poi ancora lui, ancora Gaetano, l'altro fulmine. Quinto gol, pokerissimo per Gaetano, 6-6.
7-5 il punteggio al suono Gaetano. Gaetano in sfondiciata di poco alto il tiro di Gaetano, poi di Risi, volta in risposta adesso le due quarta fascia di questo team. Suvecchione, c'è granata su di lui. Giuliano ancora dovrebbe palla per la pista, Nino De Risi di punta, no, poco alto. Granada, adesso ritacco, casa per Gaetano, prova a passare ancora Sebastiano Giuliano, stoico. Sta lottando per passare lui al pareggio, adesso De Risi lascia ancora Gaetano e poi... Grande prova di De Risi che in un falso mezzo mette in rete la doppietta, 7-6, scorcia ancora le distanze, Tiki Taka che non molla. Riparte ancora De Capua. De Risi, adesso ancora palla Gaetano, Gaetano. Ora lui, ancora Gaetano. La sera lui. 6-1 per Gaetano che adesso è capocannoniere del torneo. Ruba il titolo a testa. Con il sesto gol si laurea capocannoniere. Si laurea capocannoniere. Testa però non ha giocato le ultime tre partite e poi Vecchione ancora ancora ci crede ancora Tiki Taka accorcia ancora le distanze 8-7 che partita. La palla, il tiro, la rete di Santella, la rete, ancora doppio vantaggio per Aristofatti, 9-7 il punteggio.
foul check. Manca ancora qualche minuto per Tiki Taka, l'esperanza dell'ultimo finito. Grande palla di Santino, è stato per Gaetano. Bello. Che ha raggiunto testa. Classifica Cannonieri. La prima finale giocata, quindi è lui il capocannoniere. Adesso vuole portare a casa la coppa, che è lì fuori al campo, che aspetta la vincitrice. Saremo a vedere fra pochissimo, sapremo chi la porterà a casa. Gaetano, palla per Silvestri. Silvestri, il tiro, buon lavorato, la mette in angolo, onorato. Comunque sta facendo una grande partita. Girare palla a Tiki Taka in questi ultimi minuti. Gaetano ancora lui, ancora il gol di Gaetano, che da quota 7 e forse porta a casa la terza. Con questo gol tre gol di vantaggio adesso per Aristofanti, sembra un'impresa per Tiki Taka. 7 gol per Gaetano, che ha condotto i suoi uomini molto probabilmente alla vittoria di questa coppa. Ancora De Capua, poi Vecchione accorcia ancora le distanze. Tiki Taka ci crede con Vecchione, soffietta per lui. Due minuti per l'esperanza di Tiki Taka. Con le mani. Adesso non manca davvero molto alla fine. Due gol di vantaggio per... Ancora Vecchione! Ancora un gol! Vecchione adesso! Il gol di vantaggio diventano solo uno. In questi ultimi secondi ci crede Aristofanti, ci crede Tiki Taka, ancora De Risi e poi De Capua vicino al gol, ma Gaetano vuole strafare dalla distanza, non trova però la rete. Coronato De Risi, tiro, c'è il pareggio di De Risi, 10-10, che rimonta. De
rigore sopra Aristo Fazzi, sembrava finita, ma c'è lo pareggio di De Risi, tutto da rifare adesso a 20 secondi dalla fine, 10 a 10, ci prova Santella dalla distanza. Non c'è più tempo, finisce qui, si va ai tempi supplementari, la finale della...